ospite con noi collegato Stefano Romani. Eccomi. Ciao Peppe Falciani, benvenuto alla nostra trasmissione. Buonasera a tutti. Buonasera Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Produttore. Ciao. Produttore. Io saluto tutti. Sì. La prof. Grande prof. Produttore SR New Promotion. Video Promotion. Video Promotion. C'è la pagina Facebook dove ci sono un sacco di cose. Ti lascio nelle mani della professoressa Alessandra Di Lorenzo, che è esperta di neutrons, credo che abbia qualcosa da dirti. Siate buoni, non mi fate domande difficili. Di già, cioè tu così Peppe giochi sporco. Io pensavo ti facesse già qualche domanda lui invece. Ma direttamente. Ma faccio io la domanda sul neutron. Guarda che attenzione, che Stefano Romani non è solo neutrons, no, è una vita di un artista capito, che è conosciutissimo ad Ascoli Piceno e non solo. Ragazzi, mettiamoci d'accordo, come avete detto che dobbiamo parlare di neutronze. No. Vai Alessandra. Va bene, allora Stefano, la prof dicono che ti deve interrogare, dai, sei preparato? Hai studiato? Sì, buona. Tu sei sotto esami, sotto scrutinio, sai. Sta finendo il quadrimestre, quindi... Non mi fare domande difficili. No. Allora, sebbene io, come tutti sanno, non sia di Ascoli, però insomma ormai le persone, i personaggi, le persone insomma che hanno fatto una storia, che comunque si sono interessati dell'arte, della musica di questa città, insomma ormai ne conosco. Tra cui te Stefano, quindi possiamo già introdurre Stefano Romani come un grande musicista, un cantante, un chitarrista, un videomaker che ho dimenticato e un creatore, compositore di questo spettacolo meraviglioso di cui sono orgogliosa, tra virgolette, di aver dato un piccolo contributo, questo poi lo racconterai te, ma felicissima quindi di essere stata quindi spettatrice al Teatro delle Vittorie, delle Energie, scusa, mi Teatro delle Energie perché è stata una vittoria. Ci andremo. Teatro delle Energie a Grotta a Mare il 1 aprile appunto di quest'anno. Bene Stefano, non era uno scherzo, infatti scriveva su tutti i social, venite il 1 aprile, è vero. Allora Stefano, iniziamo un attimino con il tuo passato, perché ecco, se ci vuoi dire tu, non è il tuo lavoro, insomma, il musicista è nata come una passione, come un hobby, fino ad arrivare a quel grande... Vai. No, io ero tutt'altro, ero un account manager di Poste Italiane, ora felicemente in pensione, ma ho sempre coltivato queste due grandi passioni, no? La musica e il video editor, insomma, ecco. Ho cercato sempre di coniugarle, ma per anni la musica ha avuto il sopravvento perché ho suonato, ho più di 2000 concerti alle spalle. Accidenti. Poi in un certo momento ho detto basta con la musica, non ce la facevo più, era difficilissimo coordinare lavoro, famiglia, musica e tutto quanto, e quindi ho dovuto fare uno stop. E ora che sono in pensione mi sono dedicato anima e corpo a questa nuova attività, che è la SR Video Promotion, in cui ecco, mi diletto a fare video soprattutto musicali, ma solo ed esclusivamente per passione. Ho buonissimi collaboratori e qualcosa di carino è uscito fuori, dai, qualche video... Ma la pagina Facebook è ben frequentata, Pagina Facebook pullula. La pagina Facebook ha più di 12.000, ma anche quella di YouTube che ha più di 6.000 iscritti. No, sono contento perché ecco, ho fatto video con Ricky Memphis, ho fatto un promo a Maurizio Mattioli, ho fatto un altro video con la Cucinotta, con come si chiama? C'è un voto, sì, classico. Vabbè, la Cucinotta piace. La Cucinotta, insomma, è stata una bella esperienza. Ho fatto due promo a Scanzi. Insomma, dal punto di vista, essendo musicista, mi trovo musicista. Due promo a Scanzi hai fatto? Scusami? Ho capito male, due promo a Scanzi? Due promo a Scanzi. Beh, meno interessante questo. No, però guarda, ti garantisco, con chi parlo? Ciao Peppe Falciani. Ah, ciao. Ciao. No, ti garantisco che
quando fa spettacoli musicali è un talento, ha un grossissimo talento. Questo non lo sapevo, ero rimasto a tennis, ero rimasto. Fidati, davvero, non tocca minimamente l'argomento politico, proprio non ne parla minimamente. Però è un cultore, lui fa uno spettacolo su Pink Floyd dove ti lascia ammaliato, ti lascia veramente sbalordito, perché sa veramente, lui è uno dei pochi che è riuscito ad intervistare Waters, e davvero è un pozzo di scienza. E gli ho fatto questo promo sui Pink Floyd e su Battiato. E lì mi ha ispirato veramente tanto che da lì è partita l'idea di fare questo spettacolo. Ecco Stefano, infatti scusa se ti interrompo, arriviamo insomma al bello, il bellissimo della tua nuova ultima creazione, che è stato appunto questo spettacolo, quella carezza dei New Trolls, che come appunto Sony si parlava, ma ecco lo vuoi dire a tutti quanti, è un'idea che è maturata quindi con il tempo, però che albergava già nel tuo cuore, nella tua mente da anni, perché ecco ricordiamo che Stefano ha creato proprio questo spettacolo, l'ha scritto, ha radunato intorno a sé dei musicisti di grande grande spessore, bravissimi, e fino bravi. Veramente sì, tutti, vabbè, anche giustamente al tuo livello. E, molto più bravi. Comunque sì, dai, non essere troppo. L'umiltà è una dote, ovviamente, però insomma riconosciamo. Davvero, ho dato come musicista, ho dato loro che vabbè, sì, sono veramente bravi. Sì, quindi ecco, stiamo parlando un attimo di questo spettacolo, ecco, di come ti è nata l'idea, che appunto, come dicevamo, no, sicuramente l'avevi già da tanti anni, e sei riuscito finalmente a realizzarla. Questo spettacolo nacque alcuni anni fa, quando io vidi una trasmissione di Red Ronnie che stava intervistando Vittorio De Scalzi, il mio idolo incontrastato insieme a Nico Di Paolo. Io sono nato con loro, ho avuto la fortuna di conoscerli e qui di parlarci, di scambiarci alcune osservazioni, cioè è stato un piacere immenso. Che poi io per natura tendo a non idolatrare nessuno, ma loro due, quando li vedo, sono gli unici miei idoli, proprio una cosa, purtroppo Vittorio non c'è più, però tutto nacque vedendo questa trasmissione. Io avevo avuto il piacere e l'onore di cenare una sera con Vittorio e ci eravamo scambiati i numeri di cellulare e io l'ho chiamato e gli ho detto: guarda Vittorio, ho visto questo spettacolo e mi piacerebbe organizzare una cosa simile qui da me, con musicisti però del luogo, e lui mi dice: guarda, l'idea non è male, sai, voglio raccontare la storia dei New Trolls, che sono i miei idoli incontrastati da quando ero davvero bambino, attraverso te, quindi io racconterò una storia con filmati e via di seguito e tu suonerai la chitarra e il pianoforte e con i musicisti locali, perché mi piacerebbe dare spazio a della gente qui del luogo. E lui mi disse: guarda, l'idea mi piace molto, l'importante, mi fido di te, l'importante è che mi dai musicisti all'altezza. E ho detto: guarda, scherziamo. E quindi insomma mi sono messo alla ricerca di eventuali sponsor, di eventuali promoter che credessero in questo progetto, e vi garantisco che non è stato facile, non ci credeva nessuno all'inizio, fino a che non ho trovato gli amici dell'Ido degli Aranci, che gestiscono il Teatro delle Energie, che ci hanno creduto, e quindi ho contattato subito Vittorio, che però nel frattempo si era ammalato, e poi la storia la sappiamo, sì, ahimè, e non purtroppo c'è più. Poi la storia ci ha privato di un grandissimo artista, perché forse non tutti sanno quello che ha creato, che ha fatto Vittorio, non solo con i New Trolls, ma anche con artisti del calibro di Ornella Vanoni, di Truppi, di Anna Oxa. Lui ha scritto canzoni per mezzo Italia, artisti famosissimi. E vabbè. Bene, intanto Stefano, scusa se ti interrompo, stiamo ascoltando le note appunto di quella carezza della sera che stai cantando te e con gli altri del gruppo. La versione nostra? Assolutamente sì, un omaggio a te, un omaggio a voi. Eccola qui. Grandi,
fantastica, bellissima. Sono riuscito a trovarla, Stefano. Sì. Grazie. È stato uno No, senza spettacolo. precisare, è tratto proprio da live, da un Sì, live del assolutamente. non ci sono trucchi, non sto E inganno, di una questo grande che è emozione. uscito fuori. Sì. Ti posso chiedere, Stefano, un'altra domanda, poi non so se dobbiamo concludere o se possiamo. E a Certo. proposito, ecco, poi appunto ripeto, io c'ero, posso dirlo, e l'emozione che avete sentito e che avete trasmesso a noi del pubblico, la canzone che ti ha toccato maggiormente, quella che giustamente tu hai cantato e che ti ha toccato maggiormente, e magari dove forse temevi, no, di dire speriamo, insomma, che no, perché le tonalità poi alcune erano anche abbastanza complesse, per quanto insomma uno canti da tanto, però. Quindi la canzone che ti ha toccato maggiormente è quella che temevi, insomma, che ti potesse dare qualche tensione. Allora, quella che temevo che potesse darci, non darmi, darci, è sempre una miniera, perché c'era un impresario, un mio amico che conosco da tanti anni, che mi ha detto una frase, un pensiero che ho stampato nella mente. Ha detto, sai, ma io ricevo email quotidianamente di cover di Vasco Rossi, di Ligabue, di Tizio, di Caio, di Sempronio. Ma mai, nessuno mai, ti garantisco, nessuno mai ha avuto il coraggio di fare un tributo ai New Trolls, perché cantare Nico Di Palo è per pochi, davvero pochissimi. Io credo che la voce di Nico, io dico sempre che se Nico fosse nato a Londra o negli Stati Uniti, adesso probabilmente parleremmo di un artista di livelli mondiali, perché un chitarrista che era annoverato tra i primi 10 chitarristi del mondo, con una voce simile, io ripeto, se fosse nato a Londra, non so, sarebbe tra i primi artisti mondiali. E quindi Una miniera, quindi. quando canti una miniera c'è sempre il rischio della stecca perché prende delle note. Quella mia personale, signore, io sono Irish Sì, perché la bellissimo. mia la sento proprio quando la canto, ecco, mo lo, ne parlo e già mi sto commuovendo. È una canzone che sento in maniera proprio terribile, è proprio mia, e quindi quando la canto la sento proprio, ecco, È vero, la interpreto. era arrivata l'emozione, infatti, quella sera. Immagino perché lì, ecco, chiudo gli occhi e via. È È una vero, bella sensazione. è vero. Anche se la mia preferita è Possiamo. Aldebaran. Sì, di. No, no, volevo dire, possiamo annunciare che il 31 luglio Questa era la saremo. domanda, Veramente infatti, era la domanda sono questa che ti volevamo impegni. fare, Hai però anticipato. vabbè, non fa niente, dai. Perché ci tengo terribilmente a suonare nella No, mia la domanda era città questa, un Stefano. concerto. Se quella che è esibizione che avete fatto ad aprile a Grotta a Mare si ripete oppure è stata una pietra miliare che rimane lì? Allora, il problema di questo gruppo, ahimè, ecco, l'ultima è stata oggi, mi hanno chiamato, ma io ho dei musicisti che sono professionisti. E che fanno i musicisti professionisti, giustamente, non sono pensionati come me, loro vivono di musica e quindi hanno 10-11 situazioni aperte. E quindi trovare degli spazi che siano compatibili per tutti e sei è davvero difficile. Oggi mi hanno chiamato per una serata in una città bellissima, con una piazza bellissima, e purtroppo gli ho dovuto dire di no perché uno degli elementi era già impegnato. Adesso stiamo provando a trovare una situazione, ma è davvero difficile perché ogni volta che mi chiamano faccio un giro sul WhatsApp, sul gruppo WhatsApp, io purtroppo non ci sono, mi dispiace. Però la cosa sicura e certa, tempo permettendo, ma assolutamente sono ottimista, che il 31 luglio saremo nella Piazza del Popolo della mia città, di Ercole Oh, Miceno. questa è una bella E notizia. sarà una notizia, cioè sarà un evento per me meraviglioso, perché ci tengo davvero tanto ed ringrazio veramente tanto il comitato che ha creduto in questo spettacolo, si è fidato della mia parola, insomma, ma sono convinto che
scherzo, scusate l'immodestia, ma sono convinto che guarda, riuscirà a toccare il cuore di parecchi di noi. Stefano, abbiamo una certezza, questa più che immodestia, sicuramente. No, dai, certezza non esiste, però in certi campi sì. Ti volevo dire, Stefano. Stefano, ci sei? Stefano, sì, pronto? Sì, sì, sì. No, ti volevo dire che, insomma, in qualità di rappresentante del comitato, insomma, ti abbiamo affidato l'apertura della Settimana Santa dedicata al nostro patrono, a Sant'Emidio. E abbiamo pensato, insomma, di aprirla con il tuo spettacolo che ci siamo convinti che uscirà una meravigliosa serata, come tutti gli eventi che cerchiamo di organizzare ogni anno, no? Per omaggiare il nostro santo. Sono davvero emozionato e sono orgoglioso e nel contempo ossequioso nei vostri confronti, perché mi avete dato fiducia e spero di ripagarla, ma veramente con tutto il cuore. Ma ho grandissimi musicisti che hanno preso questo impegno. Vi dico l'ultima cosa, che quando io li ho chiamati non avevo nulla in mano, non avevo ancora, avevo solo l'idea. Li ho chiamati e tutti, indistintamente tutti, mi hanno detto: Stefano, ci sono, qualunque cosa tu fai io ci sono. Ed è un motivo di grande orgoglio, insomma, perché, ecco. Va bene, allora appuntamento il 31 luglio in Piazza del Popolo. Lunedì 31 luglio alle 21:30, vi voglio, no, numerosi. Di più. Stefano, grazie di essere stato con grazie. Noi. Grazie, grazie Stefano. Grazie Stefano, ciao presto, Stefano. Ciao. Un abbraccione a tutti. Grazie, ciao. Ciao.